Ben ritrovati da Marco Innocenti a questa puntata numero 351 di Transport, il nostro focus settimanale sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica. Apriamo questa puntata con l'intervista al vicepresidente di Fedespedi, Domenico De Crescenzo. Con lui abbiamo affrontato tutti i nodi del settore in questo momento difficile di pandemia. Il ruolo della dogana è un ruolo ovviamente fondamentale, un ruolo però di equilibrismo in questo momento, fra il controllo sempre necessario per contrastare i traffici illeciti e la necessità invece, oggi più che mai d'attualità, di agevolare e di oliare, diciamo così, quegli scambi internazionali che sono stati il fulcro, soprattutto in questo momento di difficoltà della pandemia, che da una parte è sanitaria, ma dall'altra è ovviamente anche una crisi enorme a livello economico. Sì, certo, buongiorno. Allora, lo scoppio della pandemia, se da un lato ha messo in evidenza il ruolo strategico della logistica per assicurare i rifornimenti ai farmaci, ai generi alimentari, chiaramente ai dispositivi di protezione individuale, ha anche chiaramente messo in rilievo il ruolo cruciale che sta avendo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in questo momento. Sicuramente noi sappiamo che ci troviamo di fronte a un momento difficile. Noi dopo la prima la prima fase, no? Si sperava che il tutto decantasse lentamente, invece ora stiamo avendo questa seconda fase che sicuramente non è da meno della prima. Con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovviamente stiamo interfacciandoci per cercare al meglio di portare i traffici con una celerità che garantiscono la sussistenza di tutti quanti noi. Non parliamo solamente dei generi che riguardano la pandemia in questo momento, quindi dispositivi di protezione in senso proprio lato, dalle mascherine alle tute, ai guanti, ma parliamo anche di tutti i generi che possono servire al sostentamento non solo delle imprese ma anche dei cittadini. Parliamo dei generi alimentari in primis e dei generi di prima necessità. Diciamo che con ADM abbiamo cominciato una serie di oggi ne abbiamo fatto un altro da poco, si chiamano open hearing, sono dei confronti che si fanno con tutte le associazioni di categoria e i principali operatori per cercare appunto di portare a conoscenza dell'agenzia e anche nostra tutte le criticità che possono derivare da un momento come questo, e quindi cerchiamo insieme, collaborando, di colmare le difficoltà che inevitabilmente ci sono. Una tra tutte ormai è lo smart working, perché se da un lato aiuta chiaramente a non farci stare in contatto, da un lato sa meglio di me che non essere in presenza rallenta determinate cose, e quindi bisogna cercare di collaborare il più possibile per colmare questo gap. E poi c'è da dire una cosa, voglio dire, l'agenzia in questi ultimi anni ormai sta cercando di essere al servizio del commercio, come dice lei, perché mentre da un lato bisogna cercare al massimo di agevolare i traffici, non deve assolutamente perdere di vista il controllo delle merci e tutto. Ora, come si fa questo? Collaborando chiaramente con gli operatori, cercando però ovviamente di salvaguardare l'erario e i controlli. È questa la sfida che stiamo portando avanti congiuntamente noi e l'Agenzia Federale. Ecco, De Crescenzo, in questo senso probabilmente un ruolo fondamentale, determinante, potrebbero rivestirlo le certificazioni, chiamiamole così, affidate ad ogni singolo operatore, quindi l'affidabilità certificata degli operatori. Allora, sicuramente l'AEO è dal 2007 che è entrato nella nostra vita. Come esperienza diretta, io con la mia azienda sono stato un progetto pilota, ho ottenuto nel 2008, abbiamo avuto nel 2018 10 anni di certificazione, ma quello che noi auspichiamo tutti quanti è dare una maggiore pienezza di benefici ai titolari di AEO. Mi spiego meglio, l'AEO è riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane, non è riconosciuto da altri enti di controllo, uno per tutti, uffici sanitari, veterinari, guardia di finanza.
Però è un pedigree importante, perché lei sa meglio di me che la certificazione EO è quel bollino che garantisce molto la pubblica amministrazione per gli operatori affidabili. Quindi ci auspichiamo che venga implementato di più. Fino a oggi, diciamo, noi operatori avremmo voluto maggiori benefici che in realtà abbiamo visto soltanto parzialmente, ma questo per un insieme di cose, no? Perché a questo punto potrei parlarle dello sportello unico, del single window. Lei sa meglio di me che lo sportello unico ormai sono quasi 15 anni che cerchiamo che venga attuato, implementato completamente, invece zoppica ancora un po' per tanti motivi che ben si conoscono e che chiaramente auspichiamo che venga implementato. È importante dire però, questa potrebbe essere una svolta, che a fine ottobre la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per lo stabilimento del single window, il famoso single window, cioè l'unica finestra dove effettivamente possono essere fatti tutti i controlli e tutte le attività di tutte le amministrazioni, per far sì che finalmente si possa in un unico momento riuscire a fare tutti i controlli possibili ed immaginabili. Invece lei sa, fino ad oggi, soprattutto nei porti, ci sono le lamentele che spesso della merce in contenitore viene aperto più di una volta e viene movimentato più di una volta, con un dispendio di costi e di tempo. Stessa cosa è per lo sdoganamento centralizzato a livello dell'Unione, no? Di cui se ne parla, al momento si parla del 2025, e porterebbe poi uno strumento cardine, no? Alla fine, cioè che i controlli spettano ad ogni ufficio doganale sul territorio, quindi questo dovrebbe velocizzare ancora di più le merci. Sicuramente nascerà una concorrenza tra paesi europei, questo è inutile negarlo, no? È inutile prenderci in giro, però lo scopo è quello di far girare le merci il più possibile senza però, torniamo al discorso di prima, eludere i controlli. Quindi è quello che auspichiamo tutti noi operatori. Ascoltiamo ora l'intervista realizzata dal nostro direttore Fabio Pasquarelli con Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Occidentale, per tracciare un bilancio dell'attività di questi anni di presidenza, proprio alla vigilia ormai del momento in cui il governo dovrà decidere sul rinnovo di 13 delle 16 autorità portuali italiane. Partiamo da Palermo, dal porto principale della sua autorità di sistema, no? Cioè avete titolato il porto di Palermo si rifà il look, terminano gli scafi, nuove banchine, molo trapezoidale, insomma di carne al fuoco ce n'è tanta, ecco, parliamone, ci racconti lei esattamente su cosa state lavorando in maniera particolare, anche quali sono magari i tempi in quale vi aspettate di chiudere tutta questa grande mole di lavoro? Sì, dobbiamo fare una piccola premessa, quello che abbiamo provato 3 anni fa. Io sono 3 anni che sono qui in questa autorità e Palermo in particolare aveva la necessità, appena sono arrivato così subito, ictuoculi, era facilmente visibile, aveva la necessità, dicevo, di colmare un gap di 50 anni di mancate infrastrutture, di mancata crescita, di mancata riqualificazione. E doveva farlo in un tempo molto stretto, quindi non abbiamo fatto altro che pianificare, programmare, poi passare alla fase più complicata della progettazione, elevare tutti i progetti a livello esecutivo, appaltare ed iniziare a realizzare le opere. Abbiamo fatto distinguere il porto in 3 grandi macro aree: un'area prettamente commerciale che si dedica, diciamo così, da un lato a terminal RoRo, con le compagnie, con l'incremento delle linee che tutti conoscono, che è avvenuto negli ultimi 2 anni e che è straordinario, tant'è vero che noi nel 2020 abbiamo registrato più 18,8% sul traffico RoRo rispetto al 2019, in un anno nel quale, diciamo così, tutti sappiamo quello che il mondo sta vivendo con la pandemia e con il Covid-19, quindi il risultato straordinario. La seconda area: avevamo l'esigenza di creare infrastrutture ricettive differenti, quindi abbiamo, attraverso l'elemento di regolazione, spostato tutto il traffico che da sud del porto era destinato, diciamo così, all'area commerciale, l'abbiamo destinato a nord, e a sud del porto abbiamo creato strutture ricettive per il cabotaggio nazionale, per gli aliscafi, per le crociere,
mentre costruiamo le infrastrutture, quindi la grande stazione marittima 18 milioni, la banchina Salmus 35 milioni, il terminale di scarico ulteriore 2 milioni, tutta una zona verde, il recupero di un sito monumentale che è presente nel porto di Palermo e che è un unicum a livello mondiale, porto con un sito monumentale, sito UNESCO, all'interno del demanio marittimo, vi assicuro che è un unicum. Quindi abbiamo recuperato queste bellezze, le abbiamo rimesse a nuovo, abbiamo dragato i fondali con ulteriori 36 milioni, a gennaio finiremo i lavori di dragaggio e abbiamo chiuso una concessione con due dei tre gruppi, perché il terzo ci auguriamo entrerà nel 2023, con i due gruppi delle amatoriali del crociere MSD da un lato e il Carnival Corporation dall'altro con il marchio Costa, per 40 anni una concessione che chiaramente porterà 1,5 milioni di passeggeri. Ci auguriamo post pandemia si possano mantenere comunque questi standard per i quattro nostri scali, in particolare Palermo, perché adesso ci siamo soffermati su Palermo e quindi con un numero molto elevato di passeggeri proprio su questo porto. Voi considerate che io ho ereditato una situazione nella quale qui c'erano 200.000 passeggeri, eravamo arrivati a 600.000, stavamo crescendo, quest'anno ahimè il traffico croceristico ha avuto un brusco stop dovuto al Covid. La terza macro area è l'industria pesante. Abbiamo chiuso una filiera straordinaria perché da un lato l'elemento di regolazione del mercato, quindi gli accordi procedimentali e le concessioni, dall'altro le opere di grande infrastrutturazione, dragaggi, consolidamenti e banchine, il Dolphin e le strutture ricettive, stazione marittima crociere e stazione di scafi, ma dall'altro ancora il bacino, diciamo così, dove si costruiscono le navi. Quindi terzo filone, la possibilità di avere all'interno del porto di Palermo un bacino che dal 2023-2024 potrà iniziare a costruire navi e non soltanto a farne manutenzione o a fare gli allungamenti. Quindi abbiamo chiuso questa concessione di 50 anni di 40 anni, scusatemi, con Fincantieri, abbiamo preso 120 milioni, ci stiamo impegnando. E quindi chiaramente abbiamo svuotato e abbiamo speso ulteriori 30 milioni per svuotare, abbiamo collocato dall'opera e riempire dei piazzali per consentire comunque che ci fossero gli spazi per poter iniziare a costruire le navi, e quindi siamo work in progress anche per ridare dignità ad un bacino industriale che faceva 300 presenze nel cantiere e oggi ne fa quasi 1.400 al giorno. Noi vogliamo che arrivi a 5.000 presenze, quindi 5.000 lavoratori quotidiani. Spinelli, leader nell'inland shipping. I nostri servizi seguono tutta la catena logistica, dal terminal portuale al trasporto intermodale. Gruppo Spinelli, logistics provider.
Dopo il via libera di ENAC all'utilizzo delle gru da 90 metri quadri su quasi l'intera estensione della banchina del terminal PSA Genova Pra, siamo andati a intervistare Gilberto Danesi, presidente di PSA Italia. Il parere positivo espresso da ENAC ha dato il via libera all'utilizzo delle gru da 90 metri di altezza su quasi tutta la lunghezza della banchina, permettendo al terminal PSA Genova Pra di far attraccare contemporaneamente ben 3 meganavi da oltre 20.000 TEUs, oltre ad una quarta nave più piccola. Un parere atteso da tempo nel terminal genovese, che promette di dare un forte impulso a tutto lo scalo, anche in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando. Ok, oggi abbiamo da 800 più 400, 1.200. Però noi stiamo facendo un'altra operazione a ovest del nostro terminal, quindi verso Savona, diciamo, dove abbiamo demolito un approdo RoRo e abbiamo recuperato altri 200 metri di banchina, per cui siamo veramente a 800 più 400 più 200, quindi 1.400 metri. Quindi noi possiamo tranquillamente attraccare contemporaneamente tre navi da più di da 400 metri, quindi più di 20.000 TEU. Cosa cambia? Cambia l'offerta. Cambia l'offerta, vuol dire che quindi noi siamo veramente in grado di soddisfare quello che è la domanda, non solo attuale ma futura, dei prossimi anni delle shipping line, e quello che PSA fa nel mondo e che cerca continuamente di fare per adeguare le sue facility alle esigenze del mercato, all'evoluzione enorme che c'è stata in questi anni del naviglio. Ecco, questo avrà un impatto notevole, immaginiamo, su tutto il mercato, non solo genovese ma anche italiano, no? Beh, certamente, questo è un punto dove si può far arrivare navi, carichi e quant'altro, e quindi diciamo che il porto di Genova e soprattutto il porto di Pra diventano molto significativi e molto importanti, perché dobbiamo tener conto che oltre a ciò noi abbiamo il secondo binario che ci permette, ci ha già permesso di aumentare, direi molto fortemente, l'arrivo e la partenza dei treni, e di conseguenza con le ultime evoluzioni che avremo, con la demolizione del viadotto attuale, la costruzione di un viadotto nuovo, noi ricaveremo spazio per poter creare una base ferroviaria di 7 binari da 750 metri. Quindi il terminal comincia ad avere una configurazione estremamente interessante, perché sapete bene che con linee di binari di 750 metri ne possiamo mandare i treni tranquillamente in tutta Europa, per cui sono veramente standard europei, e il costo del TIUS trasportato con un treno da 750 metri è molto più ridotto e quindi più competitivo rispetto ai soliti 400-450 metri che avremo ora. Ecco Danesi, il tema che lei ha introdotto, appunto quello dei nuovi lavori, le volevo chiedere conferma se, vista la situazione sicuramente molto particolare dei traffici in questo momento di pandemia, è confermata la timetable che parlava inizialmente di un inizio dei lavori per l'inizio del 2021? La confermo. Perfetto, quindi si partirà con i lavori. Ecco, questo in un certo qual modo andrà a potenziare ancora di più la vostra possibilità di penetrazione verso il centro Europa, no? Quindi andare a fare davvero grossa concorrenza ai porti del nord Europa, che fino ad ora in un certo qual modo la facevano da padrone su quei mercati. Gli daremo qualche fastidio. Forse qualcuno di più. E sicuramente questo è molto importante, perché è normale che l'Italia, che diciamo è l'Europa del Sud, diciamo, perché quindi abbia una base di partenza e di arrivo di contenitori significativa anche rispetto al nord Europa, che sicuramente col discorso che sono i Paesi Bassi, che quindi non c'è Appennini Alpi da superare, sono più facilitati. Però noi con i tunnel Gottardo, Monte Ceneri e con tutte le terzo valico che è da buon fine, credo che riusciamo a giocare delle partite interessanti anche noi. Che tempistica potremmo avere? Si conferma quindi la tempistica per questi lavori, appunto, che dicevamo? La partenza è confermata 2021, siamo già, abbiamo definendo la convenzione, e poi credo che i lavori termineranno fine del 2023.
Quindi diciamo in concomitanza con quelli del Terzo Valico, più o meno. Perfetto. Ci siamo intesi. Senta, sempre relativamente al traffico ferroviario, le volevo chiedere, Danesi, guardando i numeri dei traffici degli ultimi mesi del porto di Genova, si nota un'importante incidenza finalmente del traffico su ferro. E in questo balza agli occhi un dato che riguarda PSA, che è praticamente il raddoppio dei traffici che rimangono ancora contenuti, si parla ora di 4.000 TEUs negli ultimi dati, ma su ferro. Questo verso Basilea, verso il centro Europa, questo conferma ancora di più la vostra intenzione, la direzione del vostro lavoro? Allora, confermo quello che le ha detto, vedo che è molto informata, abbiamo raddoppiato i volumi su Basilea, sulla quale stiamo investendo, stiamo assumendo persone proprio a Basilea. Quindi andiamo a cercare il carico, andiamo direttamente dagli utenti, i BCO finali, e cerchiamo di convincerli di passare di giù invece che passare di su, tanto per essere molto spicci nelle parole. In più le dico che noi ci crediamo molto, io ci ho sempre creduto, credo che lei lo sappia, perché Basilea è stato uno dei miei 3-4 anni fa ho cominciato a lavorarci, e inaugureremo nei prossimi giorni, vi terremo informati su questo, due gru nuove di ferrovia che stiamo installando ora, che sono arrivate dall'Austria, dalla Kunst, e quindi avremo 4 gru di ferrovia atte a caricare e scaricare i treni sempre più in modo performante, veloce e affidabile. Per cui noi ci stiamo credendo pesantemente, e quello si dimostra che dopo investimento pubblico per il secondo binario, noi come privati immediatamente investiamo e abbiamo preso 2 gru di ferrovia. Passano i giorni e si avvicina il momento in cui il governo dovrà prendere una decisione sul rinnovo di 13 delle 16 autorità di sistema portuale del nostro paese. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Passa il tempo e si avvicina sempre di più il momento in cui il governo dovrà dipanare il nodo del rinnovo di 13 delle 16 presidenze delle autorità di sistema portuale italiane. Alcune caselle sono già in via di definizione, come ad esempio Trieste, dove il confermatissimo Zeno D'Agostino attende solo il via libera, scontato peraltro dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. La ministra De Micheli ha già messo il timbro accanto al nome del manager veronese, certificando un sentimento di consenso unanime già raccolto intorno al suo nome ai tempi della decadenza decisa da ANAC, poi rientrata. Ma la partita per il porto di Trieste è senza dubbio la meno spinosa fra tutte quelle da affrontare. Proprio per questo, col passare dei giorni, si fa sempre più concreta la possibilità che alla fine il governo decida di giocarsi la carta della proroga, visto il perdurare dell'emergenza Covid. Congelare la situazione attuale, insomma, prendere tempo e proseguire nelle trattative per cercare di trovare la quadra di una situazione ingarbugliata. Alla Spezia, ad esempio, in corsa per la poltrona lasciata anzitempo dalla presidente Roncallo, ci sarebbe l'attuale commissario di Sarcina e, come outsider, il segretario generale del porto di Trieste, Mario Sommariva. Nessuna novità invece su Genova, dove il presidente Paolo Emilio Signorini, in scadenza di mandato a dicembre, potrebbe rappresentare la candidatura giusta per evitare uno scontro fra il dicastero di Porta Pia e i piani alti di Regione Liguria. Anche in questo caso, però, al di là delle recenti smentite di rito, l'idea di una proroga potrebbe servire per trovare la giusta mediazione. Si conclude qui questa puntata numero 351 di Transport. Io vi ricordo che l'informazione però continua sul nostro sito telenord.it/transport. Da Marco Innocenti, grazie della vostra attenzione e appuntamento alla prossima settimana.